In aula magna è tutto pronto per il discorso di inizio settimana. Buongiorno. Buongiorno, collegiali. Sta per iniziare una nuova settimana e io vorrei augurarmi che per voi significasse l'impegno per uno studio più attento, con risultati migliori rispetto a quelli che avete ottenuto la settimana scorsa. Anche nel comportamento mi aspetto qualche miglioramento e a questo proposito non mi sono dimenticato dello sgradevole episodio della signorina Cossu, la quale ha rubato il cellulare che era custodito nella stanza dei sorveglianti. Carica batterie, carica batterie. Oggi in giornata prenderò una decisione sulla sua situazione, che è abbastanza difficile. Ho paurissima della conseguenza, perché comunque ho fatto una cavolata. Vorrei che questa settimana voi camminaste sulle vostre gambe, non aveste bisogno del supporto di continue raccomandazioni, e per incoraggiarvi ho pensato di farvi descrivere l'esperienza del collegio da un ex collegiale, da un ragazzo che qualche anno fa è uscito da questo collegio con ottimi voti. Si tratta di Filippo Zamparini. Nel 1960 il signor Filippo Zamparini ha conseguito il diploma al collegio, risultando tra i migliori studenti di quell'anno. Tenace e determinato, non si è mai perso d'animo. O mangio, o quello mi fa fare più esercizi, o bevo l'olio, o non faccio colazione, ma le sembra giusto. Ha dimostrato rispetto per le regole e per il corpo docente. Tutto va schifo, tutto, non ci sopravvivo. Ma soprattutto un grande senso di responsabilità. Penso fosse Alessio, però non sono per nulla sicuro, non vorrei dare accuse inaffondate. Tutto. Nomi fatti, tutto. Siamo fottuti. Prego, Zamparini, venga. Le cedo il podio. Salve, signor Presidente. Io pensavo a qualche figura, era il più brutto. Salve, cari collegiali. Qui i regimi sono duri. E penso che l'abbiate già capito dalla prima settimana, direi. So benissimo che quando i due sorveglianti vengono a svegliare alle 7 di mattina con quella campana, li vorreste buttare giù dalla finestra. Ma trattenetevi. Ovviamente anche per me è stato molto difficile sottostare alle regole. E non biasimo chi mullerà e chi se ne andrà. D'ora in avanti voi siete una famiglia. Dovete difendervi a vicenda. Se una persona crolla, sarà vostro dovere aiutarla. Perché altrimenti finirete per cedere tutti quanti. Buona giornata. Grazie Zamparini della sua testimonianza. Vedere Zamparini è stato uno shock, cioè non me lo aspettavo. Ha parlato di un gruppo unito, di difficoltà, di ostacoli che si possono superare solo se si superano assieme. Ho da annunciarvi una piacevole iniziativa di questa settimana. Ci sarà una escursione con lezioni en plein air. Alleluia. E andrete... Meno male! Andrete sul lago di Como, ora potete andare.